Buongiorno e buon martedì agli amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Oggi, 23 gennaio 2024, terza settimana del tempo ordinario, leggeremo dal Vangelo di Marco al capitolo 3 i versetti dal 31 al 35. Invochiamo ora lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio. Uniti in un solo amore. Amen. Ascoltiamo il Vangelo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle ti cercano. Ma egli rispose loro: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. La questione sui fratelli e le sorelle di Gesù si incentra sul grado di parentela. Secondo San Girolamo, il termine fratello equivale a cugino ed è la dottrina fatta propria dalla Chiesa e dalla filologia moderna. Si può pensare che Giuseppe sia morto presto, per cui la Vergine e Gesù si unirono alla famiglia del parente più prossimo. I figli di questa, cresciuti insieme a Gesù, furono dalla popolazione chiamati semplicemente fratelli e sorelle, anche perché in aramaico mancava un termine proprio per indicare i cugini. La moltitudine si stringeva a Gesù in una ressa così fitta da impedire qualsiasi accesso. I parenti sono costretti a star fuori e a mandargli un messaggio. Certo, per avvisarlo del pericolo. Stando fuori, avevano potuto essere meglio informati dell'atmosfera minacciosa che si stava creando. Chi è mia madre? Chi compie la volontà di Dio? Gesù è ben lontano da voler attenuare in qualsiasi modo la piena validità dei legami naturali, e tantomeno dei suoi. Vuole piuttosto rivelare che esiste il più alto livello di quelli spirituali. Non esclude, ma include. Non intende infatti insinuare che sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle non facciano la volontà di Dio. Promuove invece a quel grado di intimità i suoi ascoltatori, che nel loro fervido stringersi intorno a lui in adesione d'anima, dimostravano proprio di essere bramosi di fare quella volontà. Gesù distingue nettamente il rapporto di sangue,
riservato a pochi e che non poteva essere né acquistato né respinto dal rapporto di parentela spirituale, che invece era un fatto di libera scelta, era aperto a tutti e poteva essere accettato o rifiutato. Personalmente ho capito un po' più tardi queste parole di Gesù. Poi mi è venuto, quasi per risonanza, di accostarle alla preghiera del Padre nostro, dove Gesù insegna a pregare il Padre: sia fatta la tua volontà. E qual è la volontà di Dio? Amarci. L'ascolto assiduo della parola ci porterà a capire in profondità l'amore di Dio e del prossimo. Non solo capire, ma anche fare con generosità e gentilezza a chi ne ha bisogno. E la benedizione di Dio ci accompagni. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.